Non nuovo sicuramente il mio lavoro dedicato a delle città e soprattutto a Pavia, la mia città, credo che sia un intervento fondamentale per un artista riuscire a coinvolgere il proprio territorio su quello che poi è la realizzazione di un'opera che coinvolge il territorio stesso. Inserito nel mio progetto Sculto City, l'idea dell'artista stesso è proprio quello di voler raccontare la storia passando dal presente per raccontare poi il futuro al futuro stesso. Difatti l'idea di voler fare un trittico è stato proprio questo. Il ponte è un'icona che deve rappresentare un collegamento, il passaggio di culture non solo fisiche di un'architettura che unisce due sponde, ma vuole essere un concetto di unione tra più culture. E difatti proprio questo voleva essere il senso. I bombardamenti l'hanno distrutto, quello che era il ponte vecchio, è rinato il ponte coperto, oggi compiamo i 70 anni e attraverso il colore spero e mi auguro e sono sicuro che sarà di buon auspicio in una delle città bellissime in cui ovviamente si sono baciate tantissime coppie di innamorati su quei balconi, ne hanno raccontato film, ne hanno raccontato canzoni e non potevo, insieme a tutti gli artisti che prima di me hanno voluto dare il proprio contributo per rappresentare questo bellissimo monumento della nostra città, poter portare dopo tanti altri che ho realizzato negli scorsi passati anni un nuovo ponte sicuramente più innovativo per quanto riguarda anche la mia tecnica e sicuramente sarà qualcosa che lascerà, mi auguro, il segno per la nostra città. Sono Davide Tremolada di Photoshowwall e questa che presentiamo in questo spazio dedicato al turismo e alle eccellenze pavesi è un'opera che firmiamo con l'autore, con l'artista Stefano Bressani ed è un'opera, una scomposizione fotografica della collezione I Giganti, che è una collezione che è abbastanza diffusa sul territorio, presto arriverà anche presto speriamo di poter arrivare anche a Vigevano con progetti importanti e si tratta ovviamente di un'opera che permette di scomporre e di cambiare scala le opere originali che reinterpretiamo appunto attraverso questo sistema capsule che in qualche modo ridà tridimensionalità ad un'opera bidimensionale che può essere l'immagine fotografica piuttosto come l'immagine vettoriale come in questo caso.